Agrigento e provincia, Pasqua e Pasquetta, tra vento, pioggia, danni, attentati, incendi, rapine, furti, sequestri, incidenti e risse. Vento e pioggia, danni, alberi sradicati e allagamenti, e non solo, a Sciacca, lei, la ex moglie, è a casa e la porta è aperta, una distrazione, lui, l'ex marito, vola come un falco in picchiata, entra e tenta di violentarla, lei, una donna di 42 anni, grida e urla, lui, da falco, si trasforma in una colomba, abbassa le ali e scappa, lei ha denunciato ai carabinieri lui, che ha 47 anni. Al confine tra Agrigento e Raffadali, in contrada Modaccamo, le fiamme, di origine incerta, hanno bruciato la casa campagnola di FS, come fuoco scatenato, 56 anni, ingegnere e docente, danni per 20.000 euro. A Racalmuto, in contrada Ponte del Carmelo, ignoti hanno scardinato una finestra e hanno derubato il bar pizzeria Whisky Osco. Stecche di sigarette e bottiglie di alcol, il bottino è da quantificare. A Canicattì, ad un posto di blocco, la polizia gli ha chiesto di aprire il portabagagli della sua Alfa Romeo 156. Dentro sono stati scoperti 50 kg di rame rubati. Adesso un uomo di Ravanusa, di 29 anni, risponde di ricettazione. Ad Agrigento, al Viale della Vittoria, tre extracomunitari si sono azzuffati. La causa scatenante è stata il presunto furto di un telefonino. Due sono stati arrestati per rissa aggravata e adesso sono piantonati in ospedale. Berra Hassan, 36 anni, e Fetah Abdelfat, 26 anni, marocchini. Un minorenne di 16 anni è stato denunciato. Ad Agrigento, due malviventi, travisati con il casco e armati con una pistola, hanno rapinato un supermercato alla Viale Regione Siciliana. Il bottino ammonta a 4.000 euro. A Ribera, un pregiudicato di 42 anni, sfugge ai controlli dei carabinieri e trascina con sé una ragazza minorenne della Romania, ospite di una comunità. Non è la prima volta, lui ha sempre ripetuto: «Io e la mia signorina stiamo bene insieme», come canta Neffa. Adesso è ricercato. Al porto di Sciacca, una manovra azzardata, acrobatica, ed un giovane è precipitato in acqua, a mare. Si è liberato in tempo, è uscito fuori dall'abitacolo ed è salvo. Paletta rossa dei carabinieri di Agrigento contro gli automobilisti ubriachi. Nella rete dell'etilometro sono stati incastrati. Al Viale Emporium, uno studente di Agrigento di 22 anni. Alle Dune, un altro studente di 27 anni di Real Monte. In Piazza Stazione, un operaio di Favara di 23 anni. Ed in Piazza Municipio, una commessa di Castel Termini di 30 anni. La denuncia penale ed il ritiro della patente. Questo è il risultato. L'esame viene 1,4.